Tornato incredibile sulla Sus Run con il nostro Sus incredibile all'interno di Shadow of the Erdtree, che secondo me ci sta per riservare delle sorprese incredibili. Sus è qui, mi sta ridendo delle mie capacità di giocare oggi al The Ring. Vediamo come va. 3-2-1, vai! Continua incredibile. Allora, se non sbaglio, eravamo arrivati all'inizio del Legacy Dungeon, Sus. Ah, innanzitutto voglio fare una cosa prima che me la scordo, cioè mettermi finalmente gli incantesimi draconici, perché adesso noi abbiamo 23 a fede, possiamo usare la versione più forte del gelo e della marcescenza. A questo punto mi sono messo anche il baffettino del fulmine dragonico, questa fiamma torna la forza, e mi sono messo nera fiamma, tanto per fare un po' lo swag incredibile. Allora, ragazzi, prima di buttarci ad andare avanti qua, ragazzi, dato che nello scorso episodio mi sono reso conto che effettivamente io pensavo di aver fatto un'esplorazione sus di questo posto incredibile abbastanza bene, ma poi abbiamo trovato qui un cimitero e un altro potenziamento che ancora non ho usato in questa zona qui, quindi io ero convinto di aver esplorato bene, ragazzi. Quindi farò una cosa sus prima di iniziare la puntata, farò un minuscolo backtracking di quest'area incredibile, ragazzi. Se trovo qualcosa lo vedrete adesso, altrimenti ci rivediamo tra pochissimo qua, ragazzi. Vediamo se trovo qualche cosa e ci vediamo tra poco. Non sono venuto qua sotto. Qui sotto, questo quadratino non l'abbiamo esplorato, ragazzi. Ragazzi, è la seconda volta in due episodi che trovo qualcosa che non ho esplorato, pensando di aver esplorato bene, ragazzi. Vabbè, meglio così. Addirittura 3 drop viola. Questo posto è vicino al coso delle mosche, perché io sono andato dritto e non sono venuto in questo minuscolo quadratino. Dai, serio? Rifugio del viandante fatiscente. Proprio un'area. Volto della fornace. Volto della fornace. E ricettare del suo potentato più 2. Ah, vabbè, ok. Beh, sono rarissimi i volti della fornace. Sono dei drop di golem. Assurdo. Vaso della fornace grande. Wow, eccolo! È la versione ancora più forte di questo qui. Dell'incendiaio grande e fornace grande, assurdo. Cioè praticamente lanciamo un vaso della potenza del golem di fuoco. Quasi quasi lo potrei provare, ragazzi. Però non mi ricordo una cosa, ragazzi, ma i vasi incrinati, cioè se adesso facessi 3 di quelli, volendo poi posso farli di un altro elemento, giusto ragazzi? Non è che poi me li rispamma sempre di fuoco, posso cambiare, vero? Oppure quei 3 li leggo per sempre al fuoco, non credo, no? Non ricordo questa cosa, ragazzi, comunque poi li proveremo a fare. Vabbè, ragazzi, continuo a fare il giretto contorno se magari trovo qualche cosa, ragazzi. Ragazzi, evidentemente questa espansione, ragazzi, è talmente densa di cose che è assurdo dimenticarsele. Cenere di guerra, artio, leonino selvaggio. Assurdo, ragazzi. Poi leggiamo tutto, ragazzi, eh? Continuo il giro, ragazzi. Vediamo se trovo qualcos'altro. Allora, non ho trovato nient'altro. Però, insomma, abbiamo trovato la possibilità di fare i vasi grandi. Incredibili. Abbiamo... Ah, no, ho sbagliato falò, scusatemi. Era questo qua. Abbiamo trovato una cenere di guerra che voglio vedere subito. Insomma, non è andata male. Iniziamo l'esplorazione, ragazzi. Poi quella, mi ricordo, la vediamo dopo, quando magari trovo qualche altro oggetto incredibile, così leggiamo tutto. Allora, andiamo di qua, avevamo detto, no? Ok. E tu? No, non farmi i tuoi incantesimi. Ehi. Ah, siamo sui tetti, figo. Ok. Allora, ragazzi, se ricordo bene, qui c'erano... chiuso a chiave. Ammazza, stavo per fare la battuta che qui c'era un sacco di posti sus. Allora, abbiamo 2 shortcut che stanno all'inizio. Abbiamo le fogne, che pure le fogne erano chiuse con una chiave. E mo' abbiamo pure questa chiusa così. Ragazzi, mi ricorda un po'... sus Gran Tempesta, che c'è un sacco di segreti sus. Ok, video della forgiatura più 4. Sempre mi è piaciuto andare a fare le passeggiate sui tetti. Ok, dobbiamo andare di là. Come vedete, sus, ragazzi, è di un'atleticità sui tetti incredibile, ragazzi. Ah, giusto, qui c'era questo angoletto che non ho capito, che c'è un albero e tutto chiuso. Forse sarebbe scende. Corno tenero argentato, ragazzi. Io continuo a dire che l'unico motivo per il quale hanno introdotto questi aumenti di drop rate negli oggetti è perché secondo me alcuni drop, magari di armature, armi, sono talmente rare, ne devi tipo mangiare 20 di quei cose. Che poi chissà se si può accumulare. Questo non l'ho provato, perché sinceramente non l'ho mai provato. Quando troveremo un nemico che magari ha un set simpatico, potremo provare a farmare, ragazzi. Ok, ragazzi, qui non c'è niente. Quindi puoi andare sui tetti così, tanto per vedere i nemici dall'alto e spararli frecce incredibili. Vabbè, ok. Mi sono messo anche nella fiamma, tante volte trovassimo qualche nemico. Oh, ecco. Questo è, come dire, un cambio generazionale rispetto ai nemici di prima. Amico mio, quanto sei duro? Ah, vabbè, dai, pensavo peggio.
Mamma mia. Oh, 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 amico mio, ma come siamo carini. Mamma mia, mamma mia. La miseria, ragazzi, che pezze. Ah, pure il Pyuginosus. Ma qual è? Una mossa di Gundyr, quella? Mi ricorda la mossa di Gundyr. Ok. Questo, ragazzi, è un nemico normale? Mamma mia. Mi ha droppato i pantaloni. Questa è la cena di guerra, usabile su spade, asce e martelli, artiglio leonino selvaggio, abilità utilizzata dai più arditi tra i manto rosso. Ah, è una roba di Radan. Esegue una caprona in avanti e colpisce i nemici con l'armamento. Ma non c'era già la sua versione più bassa? Vabbè, poi la proviamo. Somiglia un po' a Gundyr, non so perché. Armatore dei guerrieri delle lunghe corna, custodi della torre, la foggia riproduce il corpo nudo di un antico eroe. Dei piccoli Gundyr wannabe. Hai visto, fa il calcetto? Non lo so, ragazzi, mi ricordano Gundyr, non so. Magari mi sto flashando io con cose. Lì c'è un uccellaccio sus. Ah, ma gli uccellacci sus lanciano attacchi sus, ragazzi. Come mai questi qui sparano e quelli fuori no? Eh? Come mai? Amici? Quelli fuori che ne abbiamo ammazzati tipo 30 erano in 9, questi sono più forti. Guardali. Ma tu guarda questi cosi. Sono più forti, infatti. Eh sì, ragazzi, sono molto più duri. Si sono tenuti gli uccellini più forti per il Legacy, giustamente. Quanto gli fa male? Beh, la lancia sus fa sempre male. Ok. Ok. Ragazzi, quel tizio era bello aggressivo comunque. Due spa. Vabbè, dai, era palese che dovevano mettersi jumpscare alla From, eh. No, che fregatura, ragazzi. Che fregatura. Mi ha colpito il muro, ragazzi, avete visto? Mannaggia. Allora, è il momento di fare una piccola fuga strategica. Sì, sì, lo so, mi stanno dietro il sederino, ragazzi. Scappiamo un attimo, bevutina. Eccolo qua. Mazza, sono duri. Ok. Meno uno. Vieni, vieni. E prendi questo. Ecco fatto. Meno male che ci hanno poco equilibrio, eh? Ok. Ah, qui possiamo andare nella zona dei tetti. Ok, va bene. Allora, innanzitutto a questo punto sotto ci andiamo dopo. Io continuerei il giro per questa stradina sus, ragazzi. Abbiamo iniziato qua. Continuiamo qua. Ah, siamo in cima alla cascata di resina. E questi? Sono mosche sus. Sono le stesse mosche che stavano nel villaggio delle mosche, infatti. Vabbè. Questo sta pensando alla vita, ragazzi. E la vita l'ha tradito. Ma quanto siete simpatici che mi fate gli agguati di sus, eh? Ma quanto siete simpatici. Vabbè. Ok. Saliamo, ragazzi, qui c'è un sacco di roba da esplorare. Ok, lì possiamo andare da quella parte. Chiave del magazzino. Ok. Ah, ok, questa mi sa l'altra strada. Eccola. Dai. Grande sus. Ok, siamo dall'altra parte. Pugnale da lancio. Va bene. Mi sono preso un colpo! Era uno di questi uccelli infami! Niente, mi devo ricordare! Niente. È finito? Grazie. 2, 3, 4. Meno male che hanno zero equilibrio sti cosi, eh. Crepa. Ok. Andiamo sui tetti. Ok. Ah, lì, ragazzi, c'è un tizio di quelli rari. Se gli lancio una lancia. Che peccato. Non ho capito il senso di mettere questi tizi sus così rari. Boh. Ok. Abbiamo eliminato. Sì, ragazzi, quelli droppano cose sus, è assurdo.
corno tenero dorato, wow, e ce n'è uno con lo spadone, ragazzi, mamma mia. Posso dire che quel tizio con lo spadone mi terrorizza? Lo posso dire, lo dico. Mi terrorizza quel tizio con lo spadone, ragazzi, perché quello con due spade era forte. Ma ricordiamoci, ragazzi, la direzione dello spadone me la lascio per dopo, lì non ci siamo andati, eh. Ragazzi, è il momento di usare le abilità sus. Vai! Soffio dragonico di ghiaccio incredibile, pazzesco assurdo! Baby! Yeah! Non sono morti. Quasi. Ok. Dai. La potenza di sus, dove scappi? Ok, questo è uno shortcut. Palese. Ok. Io dico che è la porta piccola, dai, non credo il portone grande. No, invece il portone è grande, ragazzi, alla faccia. Siamo vicini pure a fare un livellino, eh? Primo shortcut per noi. Sto cercando di usare le tecniche incredibili di esplorazione dei Legacy Dungeon che tanto abbiamo imparato a fare con tutti gli altri. Allora, lì ci sono delle mosche orribili. Amico mio, lo sapevo io. Ti ho visto. Nice try. Ma che figo, che guarda come combatte figo. Questo è più duro degli altri, eh. Ok. Ma dai, ma hai visto che colpi incredibili che fa? Troppo figo. Ah, ma ce n'è un altro. Ma guarda che sorpresine, eh. Quante sorprese. Ah, quello l'ho shottato. Quindi ce n'era uno più forte e uno più debole. Arco di ossa. Ok, poi vediamo tutto, eh. A questo punto continuerei l'esplorazione sus verso la parte più sus, che dite? Allora, questi sono mosche sus, mi hanno body block. Mi hanno quasi body bloccato, eh. Se sono la versione più forte delle moschine sus che stavano al villaggio delle mosche sus. Giustamente. C'è soddisfazione quando sus gli dà la lancia del godo, eh. Ecco, tutto mi aspettavo tranne Michela Sus qui, eh. Ma dai, un altro passetto di Michela. Ma scusami, quel tizio con il nome Sus non ci ha detto che sono tipo 6? Ma 6 forse in questa zona qua? Perché già ne abbiamo trovate 3. Frammento di albero. Tocca. Qui abbandono il mio braccio mancino. Allora, la prima era abbandono una parte di me, poi corpo, poi braccio. Sì, quell'area non ci siamo andati. Ma ricordiamoci, ragazzi, la strada con l'uomo spadone non ci siamo andati, eh. Ok. Buche essiccato. Ah, io vorrei, se riuscisse a esplorare anche questa zona sus qua sotto, mi riterrei soddisfatto del primo giro. Che dite? Tra l'altro lì si può andare ancora. Ho 130.000 anime, ragazzi, non so se mi conviene fare sta cosa, però. Ah, quello è particolare. Spruzza. Wow. Alla faccia del danno. Ok. Dai, proviamo a fare coraggiosi, dai. Allora, siamo nella zona delle mosche che abbiamo visto. Muro visibile! Niente, ci ho creduto. Con calma. Vedi? Eravamo passati là prima. Queste spruzzano il veleno sus. Questo è più pericoloso delle altre. Ok. Dai, eliminiamole, sono fragili. Vai, vai, vai! Ok. Dai, che sono fragili! Vai, sus, incredibile! Con la tua lancia sus! Mamma mia! Troppo forte sus con la lancia, sus incredibile. Così, con potenza e violenza. Non mi targhetta. Non mi targhetta, ragazzi, la mosca, ragazzi. Non mi targhetta la mosca, no. E tu morirai così. Ok. Non è morta. Ora è morta. Molto bene, ragazzi. GG. Come prima esplorazione direi. Stiamo andando come dei treni proprio, eh. Allora, adesso. Io spero ci sia un modo per tornare sopra, però, eh. Vabbè, beviamoci questa che. Così almeno siamo calmi, eh. Ah, niente, ragazzi, la presa è sus. Ok. Crepa. Shortcut numero 2, forse? O forse torniamo semplicemente al piano sopra, eh? Ok, una alla volta, vieni, vieni, forza. Bravo. Vai, crepa. Che non t'ho visto? Che non t'ho visto un'ora fa? T'ho visto, amico mio. Dai.
Ah, è un'altra area completamente? Mamma mia, dove siamo finiti? Siamo finiti dalla parte del tizio con lo spadone sussa, ragazzi. Allora, ragioniamo. Quest'area la esploriamo dopo. Ora, il mio piano sarebbe tornare al falò, schivando questo tizio che, ragazzi, secondo me ci dà delle sbreghe, ma delle sbreghe potenti. Mi farmerei un livellino e poi continuerei da questa parte, che a questo punto questa è la strada sus. Ok? Secondo me questa è la strada che dobbiamo fare per andare avanti. Allora, proviamo a vedere quanto danno facciamo a questa creatura, ragazzi. Secondo me questo tizio, ragazzi, è potente. Perché ci sono altre stradine che non abbiamo fatto, eh. Proviamo. Metà vita. Mamma mia. Ora. Ok. No. Baby. Oh, mamma mia. Ragazzi, quanto è duro. Ok. Grande sus, mamma mia. Con uno di vita, ma forte sus. Allora, ricordiamoci, questa è la strada giusta. Allora, torniamo immediatamente al falò. Incredibile. E prima di tornare in quest'area, leggiamo le cosine. Abbiamo pure la chiave sus, eh. Dai, ragazzi, dai. Buche essiccato. Aumenta la potenza d'attacco quando uno spirito evocato muore. No, che figata. Quindi se mi muore Tiche, gli faccio un danno? Bellissimo questo. Il dolore scaturito dalla prematura scomparsa di una persona amata e la dolcezza condivisa da tutti, indipendentemente dal luogo di nascita. E quanto aumenta l'attacco? Non me lo dice però. Beh, l'idea è fantastica. Se funziona bene potrebbe essere tanta roba. Arco di ossa. Strumento per l'evocazione degli spiriti realizzato con le antiche arti maledette della torre. Infondi nelle frecce degli spiriti vendicativi e rilascia in uno sbarramento le frecce posseduto insieme ai nemici, tagliandone nell'aria. Vabbè, potrebbe essere figo. Questo è d'oro. Incrementa brevemente le rune ottenute dai nemici sconfitti. Ah, ok, quello è la fortuna e questo le rune, giustamente. Questi cimeli un tempo venivano conferiti agli inquisitori della torre come onorificenza. Va bene. Chiave del magazzino. Avrà porta del magazzino al primo piano di Belurat, insediamento della torre. Vabbè, proprio tranquillo proprio. Vabbè, ok. Allora, ragazzi, dato che io sto veramente vicino a un livellino, c'ho qualche cosa per fare un livellino spicy. Così mi levo queste rune intorno, ragazzi, perché perderle mi roderebbe un po', visto che già siamo abbastanza sottolivellati, ragazzi. Per 200 anni mi serve una persona. Grazie. Perfetto, livellino e si va. Cominciare a portare di nuovo su destrezza almeno a 50. Così cominciamo a fare un pochino più danno sus. Quindi portiamo destrezza a 46. Prima di andare avanti a questo punto, io andrei immediatamente al magazzino. Bello sto incantesimo. Dai, è troppo forte. Ragazzi, vi giuro, gli stavo per sparare una freccia assurda, invece no. Ah, qui è un balconcino sus che mi fa arrivare sulla strada sotto che conosciamo, ok. Cioè, è la versione in miniatura del boss che abbiamo visto nel primo trailer, no? Quello che sembra il drago cinese, quello fatto da due tizi. Mi fai pensare che il boss di sto posto è quello? Beh, ci starebbe. Tutti con le corna, andrebbe understandable. E tu cosa diavolo sei? Parla. Chi sei? Non ti conosco. Sembri altra feccia al soldo di Mesmer, immagino. Non vi stancate mai. A lei pensa siamo d'accordo, insomma, che siamo dalla parte di Mesmer. Che interesse potete avere per queste mie ossa decrepite? Avete cremato le nostre terre e avvolto il nostro torre in veridombra. Quindi una sopravvissuta. Siete giunti seminando distruzione e carpendoci qualsivoglia. La vostra tracotanza non ha limite. Sì, lei è un'antica del crogiolo rimasta viva. Ascolta, progenie della sfrenata meretrice. Certo, ce l'ha con Marica. Ti attende un degno compenso per i tuoi peccati. La belva divina scatenerà la sua ira. Fino ad allora di questa vecchia strega fa ciò che credi, per quanto possa giovarti. C'è la morte con noi, giustamente. Per quale motivo esiti, anima pavida? Compi la tua assordita opera con fierezza. Altrimenti fuggi con la coda fra le gambe. Ripugnante frutto della putrida meretrice. Ragazzi, Marica qui ha fatto veramente le porcate. È normale che sta gente ci odia. Noi siamo in fondo collegati a lei un po'. Sparisci. Queste terre erano nostre sin dai primordi. Beh, ovviamente. Lei vuole che la uccidiamo. Io adesso nella prima run vorrei cercare di non eliminare gli NPC. Quindi io non la vorrei eliminare. Magari
se eliminiamo questo coso, che sicuramente sarà il boss di sta zona, torniamo da lei, magari ci dice qualche altra cosa? Vabbè, teniamola in vita. Come vedi, c'ha i corni pure sugli occhi. Tra l'altro, nascosta in un magazzino, sta tipa. Vabbè, ok. Abbiamo altre piccole zone da esplorare prima di andare per la strada del tizio con lo spadone. Tipo da questa parte. Che c'è da questa parte, Sus? Ah, ma che simpatici. Sì, l'ho vista. Ok. Vabbè. Va bene. Nice try. Quindi possibile che questa sia la città che si è vista in quel trailer dove Mesmer è venuta e ha fatto casotto? Probabilmente sì. A questo punto comincio a crederci. Però secondo me la strada giusta è quell'altra, eh? È l'altra strada, secondo me. Non ho letto mai nella vita che mi ha detto un'invasione. Oh! Aspetta, 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 amico! Allora, questo è un tizio... Cavaliere del fuoco? Va bene, fortissimo, voi rifugiate... Dinanzi alla fiamma di Mesmer. Allora, mi ha detto qualcosa con Mesmer, quindi lui sta con Mesmer e ci ha eliminato perché ci ha visto come invasori. Cioè, mi ha fatto 3 attacchi in salto e mi ha asseccato. Allora, vorrei eliminarlo a questo punto con... Proviamo la marcescenza sus. Ragazzi, che tensione. Ok. Mamma mia, ricordami, non sfuggire alle fiamme di Mesmer. Mamma mia, ragazzi. Che toro. Cavaliere del fuoco, mamma mia, ragazzi. Scena di guerra, grido di sofferenza. Il grido di sofferenza è quello che ho fatto io poco fa. E ci ha detto non sfuggire alla fiamma di Mesmer. Mamma mia. Ragazzi. Sicuramente ci sono modi più sus per affrontarlo, magari lo freghi col fatto che chissà quanto aggro ha questo affare, quindi non si sa. Però ragazzi, wow, mamma mia. Attinge a tutto risentimento represso per aumentare la potenza d'attacco in proporzione punti vita residui. Meno HP più danno fai, vabbè, Utao praticamente diventi. Emblema della crociata, infatti, con la lancia di Mesmer. Talismano raffigurante una lancia innalzata davanti alle fiamme. Ricordo dei caduti della sacra crociata guidata da Mesmer. Aumenta la potenza d'attacco dopo ogni nemico sconfitto. Wow. I crociati bruciarono e impalarono i corpi di chiunque considerassero impuro, senza mostrare onore o pietà alcuna. Le grida delle vittime infondevano un nuovo slancio in coloro che erano convinti della sacralità della campagna. Quindi questo contro tanti nemici va forte, perché ti aumenta l'attacco. Mamma mia, Sus! È stato in grado di sconfiggere un invasore, Sus, che era veramente forte, usava le fiamme di Mesmer e c'aveva una lancia molto interessante che non ci ha droppato. Anfame, dacci la lancia! Comunque, Sus, con caparbietà e furbizia, con i suoi tic-tic-tic-tic di lancia, è riuscito a sconfiggere un nemico devastante, Deum! E nel prossimo episodio andremo forse verso il boss di questo Legacy Dungeon. E tu, vecchietta, vedi di trattare bene Sus, altrimenti ti picchio! Quindi al prossimo episodio, Deum! Con questo combattimento istruante, ragazzi, direi che questa puntata incredibile può finire qua. Noi ci vediamo al prossimo episodio, dove andremo avanti in questo Legacy Dungeon incredibile e vedremo quali ostacoli il nostro Sus dovrà affrontare. Incredibile!
Ragazzi, che cosa c'è con voi? E ci vediamo al prossimo episodio.